alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco. Ciao a tutti da Fabio Giua e benvenuti ad una nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima. Stereotipi, preconcetti. Quante volte ci facciamo ingabbiare in queste situazioni che derivano esclusivamente da un modo di vedere distorto della società? Quante volte creiamo all'interno della nostra mente dei pregiudizi e quante volte li usiamo per giudicare delle persone o dei fatti o degli avvenimenti? Anche persone che possono essere molto vicine a noi, nella nostra stessa famiglia. Nella puntata di oggi avremo nuovamente un ospite assolutamente gradito che è già stato con noi qualche puntata fa e che ci ha parlato garbatamente in maniera assolutamente professionale della identità di genere. Questa precedente puntata, come d'altronde anche altre puntate, ha creato delle reazioni e una reazione in particolare ci ha colpito fortemente, tanto da voler dedicare un'altra puntata invitando nuovamente Roberto Rospigliosi per parlare di questa reazione, della lettera che abbiamo ricevuto. Per cui vi invito a seguire attentamente la puntata e ascoltare attentamente la lettera di cui vi ho parlato. E nel frattempo, naturalmente, come sempre, vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali Telegram, YouTube, al nostro gruppo Facebook e per chi può e chi vuole di partecipare al nostro canale Patreon per contribuire alla produzione del nostro podcast. Ci sosterrete veramente in maniera gradita per poter continuare a portarvi dei bei contenuti all'interno di questo nostro spazio. Per cui ora vi lascio alla puntata di oggi. Ciao Giampaolo, ben trovato. Ciao Fabio. E come stai? Molto bene, anche emozionato oggi, ti direi. Sì. Beh, devo dire anch'io, perché la puntata di oggi scaturisce dalla reazione ad un'altra puntata, potremmo dire, no? Cosa tra l'altro che noi auspichiamo sempre in tutte le puntate, anzi che ci scriviate voi che ci ascoltate le vostre impressioni, i vostri commenti agli argomenti che trattiamo, a come li trattiamo, le vostre perplessità e quant'altro. Anzi, ricordo a tutti coloro che ci ascoltano che potete inviarci un'email in questi casi, proprio con eventuali domande, perplessità, eccetera, all'indirizzo alla ricerca dell'anima podcast @gmail.com. Ma insomma, ricapitolando, a seguito della puntata che è uscita qualche settimana fa con Roberto Rospigliosi, un ascoltatore ci ha inviato una bella email, molto toccante direi, che evocava e sottolineava nella sua esperienza diretta molti degli stereotipi e comunque delle problematiche che avevamo affrontato e parlato insieme a Roberto. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo reinvitato e ce l'abbiamo qui. Ciao Roberto, bentornato. Ciao Fabio, ciao Giampaolo, felice di riflettere insieme a voi. Felici noi, siamo molto felici di riaverti qui. Diciamo subito, Fabio, che tuteleremo al massimo l'identità della persona che ci ha scritto. Assolutamente. Il nome che sentirete è un nome di fantasia. Di fantasia. E lo ringraziamo veramente di cuore, lo ringrazio io per avermi scritto a seguito di questa puntata e cercheremo di fare un ragionamento che possa essergli utile a lui, a noi e a tutti coloro che ci ascoltano, perché pone una questione davvero importante. Veramente, assolutamente sì. E mi associo anzi al ringraziarlo calorosamente per averci scritto. Insomma, io partirei proprio col farvi ascoltare la lettera in questione. In questo caso specifico, come sapete, insomma, io a volte realizzo, quando portiamo nella puntata delle letture eccetera, le realizzo in separata sede per farle ascoltare meglio, e in questo
caso specifico l'ho realizzata insieme ai miei amici e compagni del gruppo di lettura espressiva dell'RTA Movie di Torino, che mi piace citare, e quindi nello specifico sentirete Cristian Benotto, Vittorina Buttafuoco, Simonetta De Regibus e Roberto Giampaoli, tutti quanti diretti dal nostro regista Francesco D'Alessio, che saluto calorosamente. E insomma, ve la faccio ascoltare con piacere, perché secondo me è venuta fuori una bella lettura corale, proprio in maniera tale da rappresentare le tante situazioni simili che accadono giornalmente. Ed anzi, Giampaolo, per citare la nostra amica Sonia Lunardi, la domanda di uno diventa la risposta per tanti. Assolutamente. E partiamo con l'ascolto. Gentile dottor Del Bianco, mi riferisco alla puntata sull'identità di genere con il dottor Rospigliosi, che mi ha davvero colpito. Le spiego. Io ho quasi 19 anni e da circa 2 anni ho capito di essere omosessuale. Questa cosa in realtà non mi metterebbe in particolare conflitto con me stesso, perché la vivo come spontanea e naturale e non riesco perciò a sentirmene in colpa. Il problema è mio padre, che da sempre, o almeno da che io mi ricordi, dichiaratamente e orgogliosamente omofobo. E quindi non accetterebbe mai questo mio modo di essere. La sola idea della reazione che potrebbe avere mi terrorizza. Forse le sembrerà patetico, ma io vivo in una tensione continua, sperando ad esempio che il programma o il film che stiamo guardando dopo cena non sfiori l'argomento, perché altrimenti ne scaturirebbe una valanga di insulti e di improperi. A volte, mi creda, mi si raggela il sangue e vorrei morire. Poi sa, abito in un piccolo centro e non oso parlarne con nessuno, per paura che possano riferirgli qualcosa. Anche a scuola indosso una maschera. Sempre. Con mia madre so di non poter contare, perché è completamente succube di mio padre e fa ogni sforzo possibile per non farlo irritare. Mi sento davvero confuso, perché non so che cosa fare e perché non capisco il motivo per cui la mia anima abbia scelto per me una condizione che io sento così naturale, ma che di fatto rende la mia vita familiare un inferno. Filippo. E rieccoci qui. Roberto. È davvero emozionante, toccante. Non vi nascondo che devo, come dire, trattenere la commozione. Sento un bel nodo alla gola che racconta nel mio corpo gioia, ma anche molto dolore. Perché oltretutto in questo periodo dove stiamo molto a casa e quindi a volte la televisione ci fa compagnia e non c'è niente di male, si sente così costantemente questa maleducazione rispetto anche alla questione dell'orientamento, alla questione dell'identità di genere. E questa lettera è una voce fra tante. E meno male che almeno questa voce ha avuto, come dire, la forza e la determinazione di farsi sentire. È drammatico che ancora oggi si debba affrontare questo tema, ma è così terribilmente attuale. Mi sono scandalizzato in questo periodo di molte cose, anche in programmi così nazional popolari che in questo periodo stanno, come dire, tenendo compagnia nel bene e nel male, come ad esempio il Grande Fratello, no? Che è condotto da una persona dichiaratamente omosessuale, che in prima serata definisce
Non so neanche chi sia, se ti devo dire la verità. È un conduttore che allora forse che ho definisce l'omosessualità come una scelta, facendo ovviamente inorridire tante associazioni, così come qualche giorno fa un ASL di La Spezia produce un documento dove mette come l'omosessualità come comportamento a rischio, oltretutto creando, come dire, un canale preferenziale per le persone omosessuali per potersi farsi il vaccino contro il Covid. Così come ancora in alcune trasmissioni nazionali ancora si continua a dar voce a personaggi che vivono solo e soltanto dei conflitti e dello scandalo che creano alcune loro posizioni oramai anacronistiche. Evito proprio di dire il nome di queste persone per delegittimarle, perché non voglio collaborare alla loro, diciamo, fortuna e alla nostra sfortuna a causa loro. Beh, questa lettera è attuale. Mi capita davvero molto di riflettere più che altro sulle parole. Una riflessione che vorrei condividere con voi è quella che ho condiviso qualche giorno fa con quelle persone che leggo e che mi leggano sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Facebook, e ho scritto che preferisco parole inclusive, che anche la parola omosessualità ed eterosessualità oramai sono vecchie, perché parlano di questa omosessualità. Intanto la sessualità è qualcosa di parziale rispetto all'esperienza dell'amore, della relazione. Allora ho proposto di modificare questi due termini in androfilia e ginefilia. Ecco, quindi spostando, intanto utilizzando la parola filia che ci riporta al tema dell'amore e non soltanto della sessualità, e quindi ecco, diciamo, possono essere parole più inclusive. Non so che ne pensate voi, androfili o ginofili che siate. non mi dispiace in effetti questo neologismo. Però ecco, la cosa che tu dici, no, che fai diciamo attenzione, insomma, ti soffermi ovviamente molto sulla parola, mi riporta proprio al fatto, al ricordo della prima volta che ho letto questa email, e c'è stata una parola che veramente mi ha tirato una coltellata, e cioè a un certo punto Filippo dice: mio padre è da sempre dichiaratamente e orgogliosamente omofobo. Ma da cosa scaturisce l'essere orgogliosi di fatto odiare qualcuno? Anche se proprio la radice di omofobia non è tanto una questione di odio quanto più di paura, no? Però da cosa scaturisce l'orgoglio di odiare qualcuno? Questo forse bisognerebbe anche chiederlo a chi si definisce orgogliosamente omofobo, o come ancora oggi persone che si definiscono orgogliosamente fasciste, e spesso a volte sono le stesse persone. Immagino sia una rigidità emotiva, immagino sia la paura di sentire e percepire la parte omosessuale dentro di sé. Ora, non vorrei essere banale a dire che spesso dietro il peggiore omofobo c'è una persona che sta cercando di scacciare dentro di sé un desiderio, e quindi ha paura di quel desiderio e si asserraglia dietro una posizione così rigida per mandare via da sé le emozioni che sente. Quindi, credo e suppongo che ci sia questo, la paura di amare. Gian Paolo. Io devo dire che
Ovviamente ho letto molte volte questa mail, l'ho sentita, l'ho ascoltata con emozione oggi insieme a voi, e so che quando questo podcast uscirà Filippo sarà lì ad ascoltarci, che commentiamo la sua esperienza. Di nuovo lo ringrazio per il coraggio che ha avuto. Ci sono tante ombre, tanti punti di buio in questa lettera. Filippo ci parla di una solitudine profondissima nella quale non riesce a condividere, a comunicare se stesso per paura. Una paura che rasenta il terrore, perché lui dice: mi si raggela il sangue all'idea che mio padre possa scoprire chi in realtà sono. Però ci sono anche due punti di luce che voglio sottolineare. Il primo è che lui dice che questo suo modo di essere, che non è una scelta, non come non più di quanto non si scelga il colore dei capelli, il colore degli occhi, la forma del volto, chi siamo, la nostra identità strutturata, lui la vive per fortuna come naturale, e dice una cosa che mi ha molto colpito, dice: tanto che non riesco a sentirmene in colpa. E questo è un grande punto di luce. Mi verrebbe da dire: per fortuna, viva Dio che non ti riesci di sentirtene in colpa, nel senso che tu possa essere comunque nell'anima libero da questo fardello del sentirsi in colpa di qualcosa per cui non c'è assolutamente motivo di sentirsi in colpa. Il secondo punto di luce è che lui ci ha scritto, e quindi questa solitudine l'ha sfidata, ha trovato un modo per esprimersi, e quando mettiamo in circolo un'energia, questa energia non sta mai ferma, si muove sempre, quindi questa cosa porterà qualcos'altro. La cosa che ci deve preoccupare è quando il nostro dolore, le nostre paure, la nostra angoscia resta in una stanza con le finestre chiuse. Appena noi apriamo anche un piccolo spiraglio di finestra, succede qualcosa. È veramente molto importante che lui ci abbia scritto, e per farlo ha approfittato di mezzi che una volta non esistevano. Io non ho 18 anni come lui, ne ho 48, quindi ne ho 30 di più. Alla sua età non avrei potuto, perché tutto questo che stiamo usando non esisteva, non c'era. Oggi c'è, e questo permette a Filippo e a ragazzi o ragazze come Filippo di poter cercare punti di contatto anche geograficamente molto lontani da loro, per poter condividere l'esperienza. Perché uno sgambetto che a volte la psiche ci fa è pensare che siamo gli unici o i soli nel mondo a vivere una certa determinata condizione, ma questa paura viene sconfitta col contattare e conoscere altri, no? Su quello che poi chiedevi, su le motivazioni profonde che possono spingere all'omofobia, e ha ragione Roberto, in questi giorni ce n'è materiale per riflettere, no? Sicuramente l'etimologia della parola che riporta alla paura ci aiuta, no? C'è la paura di qualcosa di diverso che non capisco e che però al tempo stesso inconsciamente sento che per un pezzettino mi appartiene, perché se non lo sentissi appartenermi non avrei bisogno di guerreggiarci così profondamente. Io lo dico senza provocazione, so che in questo momento chi non la pensa come me forse si starà anche arrabbiando per quello che dico, però riflettiamoci: se io ho bisogno di fare guerra a qualcosa o a qualcuno così accanitamente, forse devo riflettere su quello che alberga profondamente in me. Io sono un inguaribile ottimista e oso sperare che se il padre di Filippo sapesse il dolore, conoscesse il dolore, l'angoscia che provoca nel figlio, questo porterebbe alla lunga un cambiamento. Però non lo so, e siccome non lo so,
capisco che Filippo difenda con le unghie e con i denti la sua privacy per proteggersi da conseguenze che non conosciamo, ma anche proteggendosi, anche tenendo questo segreto dentro una matriosca piccola piccola dentro di sé, c'è la possibilità, non so se Roberto è d'accordo con me, di condividerla, esattamente come ha fatto adesso, ha scritto una lettera, ma ci sono associazioni che può contattare, gruppi di sostegno, linee di vicinanza, ci sono associazioni che hanno organizzato, no, numeri, cosiddetti numeri amici che possono essere chiamati, e quindi se si informa, se va sui motori di ricerca e comincia a cercare, scoprirà un mondo che gli si apre come, come un'opportunità. Non so se su questo Roberto è d'accordo e vuole intervenire. Sono molto d'accordo e credo che davvero le associazioni e tutto ciò che accade anche in rete possa oggi essere assolutamente di sostegno. Dirò di più: a questa persona, che può chiamarsi Filippo, Mario, Maria, Giovanna, qualsiasi nome, a volte penso che le relazioni, i rapporti familiari siano profondamente un costrutto culturale e che le relazioni sono significative se si è speso tempo a renderle tali e che quindi si può anche fare a meno di un padre e di una madre e che il problema è loro, non di chi vive se stesso nel rispetto di ciò che sente, di ciò che desidera. E penso che in certe condizioni, se non quasi in tutte, ma non vorrei essere totalitarista in questo, che l'autonomia sia la parola chiave, rendersi autonomi e sapere che la famiglia è quella che ci scegliamo. Io credo che questo padre, spero che un giorno questo padre si possa avere la consapevolezza di tutto ciò che si è perso di suo figlio. Ma non gli auguro di soffrire, gli auguro di al massimo di recuperare tutti i momenti di condivisione, di gioia che avrebbe potuto condividere con suo figlio. E davvero consiglio fortemente a questa persona di prendere tutta la sua autonomia e affermarla e di cercare intorno a sé dei rapporti significativi all'insegna del rispetto e dell'accettazione. Ecco, io riagganciandomi a quello che diceva prima Giampaolo sul fatto che lui giustamente scrive «Io non riesco a sentirmene in colpa», ho trovato un po' questa, non voglio chiamarla discrepanza, ma questa dualità, diciamo, no? Nel momento in cui io non riesco a sentirmene in colpa con me stesso, con la mia condizione, con il mio modo di essere, però allo stesso tempo in molte altre frasi, secondo me, traspare un po' la colpa sociale, no? Non so se mi spiego, no? Ma tutto questo, questa condizione, situazione deriva poi alla fine forse più da una colpa collettiva, no? Da un modo di pensare collettivo che quindi, oddio, speriamo che alla televisione non succeda niente perché poi si parla di. Tant'è che mi viene anche da pensare, ma quanti di questi padri che si dicono dichiaratamente e orgogliosamente omofobi, poi veramente lo sono, nel senso, non è che è una condizione creata da, ripeto, un fatto culturale, come dicevi tu Roberto, no? Prima, e che quindi ci si cela dietro questa maschera di omofobia in certi casi anche. Guardate, sto riflettendo anche in questo periodo con un forum di genitori, con i Forex che si occupano di comunicare con le istituzioni scolastiche, e qualche settimana fa, qualche mese fa,
È successo che delle associazioni, qui bisogna dirlo, di stampo diciamo confessionale cattolico, hanno mandato una lettera al provveditorato degli studi polemizzando sul fatto che in una classe non erano stati avvisati a sufficienza i genitori rispetto ad un laboratorio che parlava di educazione alle emozioni e all'affettività. Perché all'interno di questo corso, di questo laboratorio, insomma, si erano permessi di parlare anche di orientamento, andando ad accusare questo laboratorio di essere così profondamente divisivo. Io mi sono permesso di controbattere, ricordando loro che per prima, insomma, l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica obbliga molti bambini e bambine a dover uscire dalla classe, quindi insomma credo che per prima la religione cattolica obblighi molte persone, obblighi gli insegnanti a dover dividere la classe, e quindi sì, rientra su un piano culturale. Ancora oggi all'interno di questi forax c'è questa profonda divisione fra una posizione che non vuole assolutamente che all'interno della scuola si parli di affettività, e quindi fino a che non riusciremo come associazioni arcobaleno o altro, no, come cittadini, fino a che non riusciremo ad affermare il principio di laicità della scuola e a portare all'interno degli insegnamenti sia dalla primaria in tutti gli ordini superiori delle informazioni oramai che non sono di parte, sono scientifiche, quindi dovremo davvero fare, come dire, un fronte un pochino molto più forte rispetto a quello che evidentemente stiamo facendo fino ad oggi. Assolutamente sì, e credo che veramente questo è un impegno che deve, l'impegno all'inclusività, nessuno se ne deve sentire escluso dall'impegno all'inclusività, ognuno di noi può fare delle cose, no? Prima di tutto, diceva Roberto, ed è una cosa che io condivido al 100%, l'attenzione alle parole che si usano. Prima Roberto faceva l'esempio di quel giornalista che in prima serata, anche sfidando quella che dovrebbe essere la sua esperienza personale, no? Parlava dell'orientamento come di una scelta. Attenzione, bisogna fare molta attenzione, bisogna sforzarsi di dire la verità, e se non la si conosce bisogna anche cercare di informarsi, no? Nel senso, poi uno può anche sostenere, si può sostenere qualunque cosa, si può anche sostenere che la Terra è piatta. Per carità, c'è anche chi sostiene che la Terra è piatta, però bisogna avere l'onestà intellettuale di informarsi e di confrontarsi con la verità anche proprio della scienza, che, e questo può essere di grande aiuto, no? Nel senso che se facciamo attenzione alle parole forse c'è anche un cambio di prospettiva culturale. Poi ci sono dei temi come questo che diventano anche appannaggio di identità politiche per fare battaglie contro, no? Nel senso che c'è una legge, mi prendo la responsabilità di dirlo, in discussione contro l'omofobia, e si discute se qualcuno discute se è giusto che passi oppure no una legge contro l'omofobia. Io dico, mi piacerebbe stare in una comunità dove non è fuori discussione che vada bene una legge che parla contro l'odio, ma qualunque tipo di odio. Se si chiede la libertà di poter odiare, forse quella libertà non è corretto che venga ammessa. Però siamo ancora qui a chiederci se è giusto passare una legge che impedisce di odiare. Forse bisogna prendersi la responsabilità di dire che sì, è giusto passare una legge che impedisce questo, e
su questo mi piacerebbe anche sentire Roberto, è come dire, il punto di luce è che questa legge esista, il punto di ombra è che ancora ora, in queste ore, si stia cercando di evitare che diventi legge a tutti gli effetti. Gianpaolo, prendo, no? La palla al balzo. Non credo che sia legittimo chiedere a qualcuno di non odiare. Io credo che ognuno possa odiare tutto ciò che vuole, ma non può comportarsi, non può avere comportamenti. Certo, intendevo proprio questo. Perché come la gelosia, è legittimo sentirsi gelosi, ma è sbagliato comportarsi da gelosi. Quindi è legittimo che tu dentro possa, come dire, covare odio, macerarti interiormente, cioè ciò che accade dentro ognuno di noi è uno spazio libero, l'importante è mantenerlo dentro e cercare di mantenerlo all'interno dei propri ambiti interiori. Quindi io me lo auguro davvero che la legge, diciamo, contro ogni tipo di omo transfobia possa passare. Anzi, sempre riflettendo sulle parole, c'è anche un'altra, come dire, accorgimento che potremmo avere, perché anche la parola omofobia risulta poco corretta, perché le persone omofobe in realtà non è che sono spaventate dall'omofobia, hanno un atteggiamento negativo. Quindi, diciamo, il termine che potrebbe essere più utile è omo-trans-negatività, perché in realtà, anzi, molte persone dicono ma io non sono omofobo, per me possano fare quello che vogliono, basta che lo facciano a casa loro. Questa è la risposta. Quindi è proprio un atteggiamento di negatività, cioè di negare la libertà altrui, non è tanto di averne paura. Beh, un po' come quelli che dicono io non sono razzista, però che se ne stiano a casa loro, insomma. Però sì, sì, sì. Oppure io non sono razzista, ho amici neri, o come io non sono omofobo, ho amici omosessuali, come se fosse un, come dire, un vaccino, no? O un certificato di sanità. Vabbè. E poi Fabio, c'è una questione che il nostro giovane ascoltatore pone, che è molto inerente il nostro lavoro qui, il nostro viaggio del nostro podcast. Lui a un certo punto si chiede: ma come mai l'anima mi ha messo in una condizione che io sento così naturale, anche lo dice gioiosamente, e che però determina il fatto che la mia famiglia poi di fatto per me diventi un inferno? Ovviamente una parte della risposta di questa domanda è insondabile, no? Nel senso, è un mistero, però c'è una riflessione da fare. Io nella mia mappa, ma è la mia, non la vendo come per tutti, nella mia mappa io penso che l'anima è quella parte di noi che sceglie, avendo le condizioni, avendo molto presenti, come dire, la nostra evoluzione, il nostro percorso, il nostro sviluppo come persona. Quell'inferno di cui Filippo parla può essere un'occasione per trovare veramente se stesso, al di là dei costrutti sociali o degli stereotipi, no? Io condivido molto quello che diceva Roberto prima. Anche per me la famiglia è quella che ci costruiamo, è quella che scegliamo, non è che i ruoli denotano, no? Cioè, necessariamente. Quindi io inviterei, se me lo consente, il nostro giovane ascoltatore, o gli consiglierei di accogliere, se vuole fare un discorso animico, questa situazione come una grande provocazione alla propria ricerca di autonomia, perché ognuno di noi può nascere in una condizione che non gli piace per tanti motivi, no? Culturali, sociali, di architettura sociale, però poi, ora lui è molto giovane, ma sempre di più gli verranno dati gli strumenti decisionali per poter dire: bene, io parto da qui, ma che ne faccio della mia vita partendo da qui, no? Mi posso muovere, ci si può muovere. Dove nasciamo è un punto di partenza, ma dove arriviamo lo decidiamo noi. Oggi, per fortuna,
Covid a parte, il mondo è diventato tale per cui nessun posto è veramente lontano, no? Ci sono le possibilità di muoversi, di spostarsi interiormente, di spostarsi esteriormente e di costruire quella che Roberto prima chiamava l'autonomia, no? L'autonomia di essere e fare quello che realmente si vuole, circondarsi di affettività, di persone, di amici, di comunità con le quali siamo pienamente in risonanza. Ecco, questa è una grande occasione. Se Filippo, perché così l'abbiamo chiamato, ma qualunque nome abbia, sente questa spinta che gli dia nutrimento, perché poi è la sfida non solo sua, ma è la sfida di tutti noi, no? Riceviamo un'esistenza fatta in un certo modo e poi però mica siamo tenuti a tenere le pedine secondo l'ordine di scacchiera che ci hanno consegnato quelli che sono venuti prima di noi. Noi possiamo anche ribaltarle queste pedine e farle diventare qualcos'altro, i mattoncini che ci hanno consegnato. Noi ci possiamo costruire una cosa tutta diversa e questa, se ci si pensa bene, è un'occasione grande, no? Quindi credo che lui potrebbe accoglierla così, come una grande sfida, come una grande occasione per trasformare. Certo è faticoso, certo è più facile nascere e crescere in una famiglia che ti ama, ti accetta e ti include esattamente per quello che sei. È più difficile quando le condizioni sono diverse, ma, e questo ci tengo proprio a dirlo, si può essere, si può diventare felici lo stesso, nel senso che la felicità a volte non ci è data come patrimonio ereditato, ma la si può costruire pezzettino per pezzettino, caparbiamente. Più conosciamo noi stessi, più abbiamo precisamente idea di chi siamo, cosa vogliamo essere, e più è facile, no, raccoglierci intorno gli altri pezzi del puzzle per diventare persone felici. Tu, Roberto, che dici di questo? Guarda, stavo costruendo questo pensiero mentre tu parlavi, me lo stavi suggerendo. Direi a questa persona: abbi cura della tua parte vittima, chiedi giustizia per la tua parte vittima, ma scegli di non vivere da vittima. Giusto. Bellissimo questo. Sono assolutamente d'accordo. Scusa Giampaolo, ti ho interrotto. No, dicevo, anch'io sono assolutamente d'accordo, e sono d'accordo anche con la prima parte. Della parte vittima bisogna anche averne cura e bisogna anche poter chiedere giustizia, no? Adesso faccio un accostamento che non è neanche così fuori luogo. Pensavo a coloro che hanno subito forse la più grande forma di ingiustizia che il Novecento abbia conosciuto, che sono i reclusi nei campi di concentramento da parte del nazismo, del nazifascismo, no? Parliamo sempre del popolo ebraico e facciamo bene, perché ha pagato un prezzo altissimo a quell'orrore che è stata quella forma di tirannia, ma insieme a loro c'erano tante altre persone, tra le quali anche gli omosessuali e non solo, ma le persone di etnia Sinti o Rom, e potremmo anche citare altri. Ecco, ad un certo punto, e la senatrice Segre l'altro giorno diceva: io mai ho dimenticato, mai ho perdonato, con grande onestà intellettuale, no? Però ha fatto diventare quel punto di massima vulnerabilità, veramente lei ha visto la mostrificazione dell'essere umano, un essere umano che diventa un incubo per altri esseri umani, l'ha fatto diventare un punto di forza. Non è sempre facile, ma si può fare anche avendo cura della propria parte vittima. Beh, mi veniva in mente ancora una cosa che mi frullava per la testa, non per ritirare in ballo il giornalista di cui sopra,
che parlava di scelta, l'orientamento sessuale dovrebbe essere una scelta. Beh, ho letto anche qualcuno che diceva che dall'omosessualità si può guarire, ho anche riletto la data per accertarmi che fosse un articolo del 2020 o 2021, ma a parte questo, però mi veniva in mente, pur essendo appunto d'accordo che l'orientamento sessuale non sia una scelta in quanto tale, ma in realtà quando la società ancora oggi pone di fronte a una scelta a persone che magari si trincerano dietro a un orientamento sessuale più politicamente corretto, se così vogliamo dire, rispetto al vivere la propria affettività in maniera naturale, se così vogliamo chiamarla, ma sì, insomma spontanea. Ecco. Mi tocchi su un tasto veramente dove salto facilmente. Credo che parte della responsabilità, proprio perché a me non piace vivere da vittima, parte della responsabilità sia anche ovviamente anche delle persone omosessuali. Mi sono molto arrabbiato ovviamente in passato, ora molto meno, anche nei confronti di associazioni che durante ad esempio il Gay Pride attivano un certo tipo di atteggiamenti, ma poi nella loro vita comune Mario lo chiamano Maria. Credo che il Pride, l'orgoglio, anche se continua a pensare che della propria sessualità non se ne debba essere né vergognosi né orgogliosi, ma credo che di questo orgoglio come dire, se ne debba far bandiera ogni giorno in maniera gentile e costante, e che a volte anche, proprio come questo giornalista che stiamo evitando di nominare, a volte i danni dell'omofobia interiorizzata si vedono, ai noi, anche nelle persone omosessuali, perché ovviamente nasciamo tutti all'interno di questa cultura, omosessuali inclusi. Sì, e quindi molto spesso per taluni risulta difficile, no? Sfidare dei costrutti che sembrano invalicabili. Ci sono persone che hanno pagato dei prezzi altissimi perché le cose potessero cambiare. Pensa a quella signora mite afroamericana, molto mite, che per la prima volta si rifiutò su un autobus di cedere il posto a come dire, un cittadino che invece era di etnia caucasica, perché la legge prevedeva che i bianchi fossero privilegiati sugli autobus. E penso sempre che quella donna così mite, che semplicemente si limitò a dire no, io non mi alzo dal mio posto, aveva dalla sua la ragione della storia. La storia le ha dato ragione, aveva ragione lei, bisogna dirlo che aveva ragione lei. Ha pagato un prezzo molto alto, così come ha pagato un prezzo alto Nelson Mandela. Mi sembra che sia stato 27 anni recluso per il regime segregazionista in Sudafrica. Aveva ragione lui, ha la ragione della storia, e noi dovremmo essere grati fino alla commozione alle persone che ci mettono la faccia e pagano dei prezzi anche per noi, che sì, sì, ce ne sono. Che guarda, lo pagano. Io sto pensando anche a Marsha P. Johnson, attivista, o a Silvia Riviera. Ma io penso sempre primariamente alle persone transessuali. Spesso che proprio con il loro corpo non possono negare la loro realtà, mentre se l'orientamento sessuale può restare nell'area personale, invece la persona transessuale porta sul suo corpo questa bandiera ogni giorno e vive ogni giorno la discriminazione.
Quindi sì, sono davvero d'accordo con te che dovremmo mettere in ogni città più di un monumento a queste persone che hanno usato il loro corpo per far sì che noi potessimo vivere più libertà e maggiori diritti. Poi c'è il fatto che per fortuna molte cose, no, stanno cambiando, perché adesso c'è la possibilità di informarsi. Per esempio, c'è la possibilità di venire a sapere che le cosiddette terapie riparative sono illegali perché l'omosessualità, che anch'io preferirei forse chiamare in un altro modo, con un termine che accolga di più anche l'aspetto affettivo oltre che l'aspetto sessuale, non è una malattia. E questo non lo dice Giampaolo Del Bianco, lo dice il manuale diagnostico dei disordini mentali, che ha tolto l'omosessualità dalle malattie già da molto tempo. Per questo le terapie riparative non si possono fare, perché questa non è una malattia, è una condizione di normalità, e quindi le condizioni di normalità non vanno curate, perché semplicemente non c'è niente da curare. Oggi lo possiamo dire. Scusami, ti interrompo. Guarda, credo che a volte l'ironia ci possa salvare. Io credo che a queste persone invece potremmo dire che l'omosessualità è una malattia, ma è cronica. Si muore. È cronica. È incurabile. È incurabile. E quindi però è vero che siamo tutti vittime di stereotipi, per cui può capitare che anche persone omosessuali sentano l'omosessualità o la vivano come una scelta, perché magari sono incastrate in modelli che sono più grandi di noi, che però vanno sfidati con l'intelligenza. Noi abbiamo questo grande dono che è la psiche, no? La capacità di pensare con la nostra testa, di informarci e pensare con la nostra testa, e questo veramente ci rende persone libere. Finché pensiamo con la nostra testa siamo persone libere. Ora, io non so quando questa trasmissione poi andrà in onda, però ecco, almeno agli ascoltatori sappiano che oggi è il Darwin Day, quindi è la festa della scienza, quindi buon Darwin Day a voi. Perfetto. Buon Darwin Day a tutti. Volevo ancora portarvi un'ultima suggestione. Su un passo della lettera di Filippo, cioè anche a scuola indosso una maschera, sempre. Che cosa farà sì, o che cosa sarà in grado di togliere questa maschera alla collettività, intendo? Il fatto che in una scuola, nella scuola pubblica almeno, ci sia così poca accoglienza è quello che dicevo prima. Se non ci sono momenti di confronto, e anche ad esempio anche nei libri di storia non si parla di queste, si parla ancora di Martin Luther King, meno male, e neanche sempre. Anzi, ora mi viene in mente, una mamma mi ha mandato un vocale su WhatsApp qualche giorno fa, e in una scuola di Pistoia dei genitori hanno chiesto alle insegnanti di non parlare del giorno della memoria, perché non volevano che i loro figli si, come dire, si spaventassero. Quindi è una cosa accaduta qualche giorno fa. Quindi sì, che cos'è che può aiutarci a togliere queste maschere? È indagarle, parlarne. E quindi pretendere che nei libri di scuola vengano inserite anche le figure che hanno tanto lottato e che si sono sacrificate per i diritti civili. Parlarne, proporre filmati, documentari, che oltretutto fanno parte anche oramai della cultura pop. C'è un film meraviglioso che consiglio
video che si chiama Paris is Burning, che tra l'altro lo potete trovare su, su una dei, insomma, delle piattaforme più, più conosciute. E, ecco, credo che quello sia un, come dire, un ottimo documento da, da vedere anche in famiglia. Un po' scorretto, ma decisamente utile. Ecco, mi hai fatto venire in mente una conversazione che ho avuto con una persona qualche tempo fa, proprio a, a proposito del giorno della memoria, e cioè appunto mi dici i genitori che preoccupati per insomma, il fatto di non far spaventare i bambini, chiamano addirittura insegnanti e operatori eccetera per sincerarsi che l'argomento non venga trattato. Io ricordo che quando andavo alle scuole medie, se non mi sbaglio, ci portarono appena uscito a vedere il film Schindler's List, che immagino che conosciate benissimo, film straordinario, veramente ricordo, ho un ricordo bellissimo pur nella crudezza, nel quanto fosse terribile e crudo, raccontato in maniera cruda il film, ho un ricordo straordinario. Ma ci siamo chiesti con questa persona appunto, ma se dovesse uscire oggi Schindler's List, quante mamme telefonerebbero al professore e a dire no, ma lei sta scherzando, sta portando i miei figli a vedere questo film? Non molte, ma alcuni genitori ancora sì credo che lo farebbero. Pensano che quello possa essere lo scandalo, no? Il bambino si scandalizza della realtà, ma il bambino si deve scandalizzare di quella realtà, si deve schifare profondamente che ci siano state persone che hanno ben visto di bruciare altre persone all'interno di un forno. Si devono profondamente schifare e pensare a questo comportamento così come in alcune scuole si fa pensare al demonio. Ecco, se si può parlare di un demone, del demonio che brucia le anime, che squarta i corpi nell'inferno dantesco, ecco, possiamo tranquillamente utilizzare personaggi come Hitler e affini per cercare di portare questo senso di repulsione nei confronti di questi comportamenti e pensieri. Sì. Fabio, c'è una cosa che volevo dire rispetto alle maschere. Io mi sento di dire a Filippo che può accade a tutti sempre di indossare delle maschere, no? Le convenzioni sociali, alla sua età può essere del tutto legittimo e normale che non si senta ancora di sfidare queste maschere, però c'è un punto sul quale occorre fare una riflessione. Io posso scegliere di indossare una maschera che mi serva a tutelare un pezzo della mia intimità che non mi sento messo nella condizione di collettivizzare con gli altri, perché non la sento accolta, perché non la sento rispettata, perché non la sento inclusa, però devo sempre lasciarmi nel mio quotidiano un momento, una scatola, una stanza nella quale saper distinguere la maschera dal mio vero me, no? Mi viene in mente il cantautore Tiziano Ferro, lo sapete, no? Ha parlato di quanto gli è costato indossare quella maschera, dover pubblicamente negare, no? il proprio modo di essere, e l'ha anche connesso questa cosa a un problema poi grave di alcolismo che ha avuto, di cui ha parlato. Ci deve essere, anche se ci sentiamo costretti a indossare una maschera, e può essere che non siamo messi nella condizione di socializzare totalmente delle cose che riguardano la nostra intimità, però ci deve essere un momento della nostra giornata, uno spazio della nostra vita in cui possiamo essere nudi davanti a noi stessi e dire io però sono questo, sono questo. Perché se conosciamo bene la differenza fra noi e la maschera che indossiamo, facciamo un sacco di bene al nostro corpo, alla nostra mente, alla nostra anima.
Sì, credo, guarda, è vero, sono d'accordo, come il coming out non debba essere neanche quello un obbligo morale. A me piace perché quando penso al tema delle maschere, degli stereotipi, penso alla cultura rom, no? Viene detto, no, che la zingara, no, può mandarti la maledizione. Beh, ovviamente una mente lucida e scientifica sa che le maledizioni non si mandano, ma la zingara intelligente sa che il credulone pensa questo di lei. Allora utilizza lo stereotipo a suo favore, facendo corna, mandando maledizioni, obbligando il povero credulone a dargli un po' di soldi per evitare la maledizione. Quindi a volte la maschera può diventare, come dire, un boomerang, no? Che si ritorce contro a chi vorrebbe che questa maschera ce la mettessimo tutti i giorni. Ecco, è legittimo che questo nostro amico si protegga e che si trovi amici e amiche con i quali essere libero e magari trovare un posto dove suo padre non potrà mai entrare. Eh sì, e c'è, esiste. Sì. Esiste. Bene, e allora per prima cosa salutiamo, come ha detto Roberto, questo nostro amico Filippo, e lo ringraziamo ancora una volta per averci mandato questa bella e toccante testimonianza. E rinnovo l'invito a chiunque lo volesse fare di farlo. Scriveteci un'email, scriveteci su Facebook, insomma, i canali. Come diceva Giampaolo, oggi come oggi i canali per accorciare le distanze esistono e approfittiamone. Fabio, volevo farti una proposta in diretta. Io volevo chiederti Sì. se potevamo riascoltare in chiusura le sue parole perché fossero le ultime, perché credo che il diritto di parola finale dovrebbe averlo lui. Assolutamente sì. E allora io con l'occasione saluto caldamente Roberto. Grazie mille per essere tornato a trovarci. Ci ha fatto veramente piacere. Grazie. Grazie a voi per avermi ospitato. Ciao Fabio e ciao Giampaolo. E saluto anche te, Giampaolo, così mandiamo subito nuovamente la lettera di Filippo. Alla prossima! Ciao. Gentile dottor Del Bianco, mi riferisco alla puntata sull'identità di genere con il dottor Rospigliosi. Che mi ha davvero colpito. Le spiego. Io ho quasi 19 anni. E da circa 2 anni ho capito di essere omosessuale. Questa cosa in realtà non mi metterebbe in particolare conflitto con me stesso. Perché la vivo come spontanea e naturale E non riesco perciò a sentirmene in colpa. Il problema è mio padre. Che da sempre, o almeno da che io mi ricordi, dichiaratamente e orgogliosamente omofobo. E quindi non accetterebbe mai questo mio modo di essere. La sola idea della reazione che potrebbe avere Mi terrorizza. Forse le sembrerà patetico. Ma io vivo in una tensione continua. Sperando, ad esempio, che il programma o il film che stiamo guardando dopo cena non sfiori l'argomento. perché altrimenti ne scaturirebbe una valanga di insulti e di improperi. A volte mi creda. Mi si raggela il sangue. Ne vorrei morire. Poi sa, abito in un piccolo centro. E non oso parlarne con nessuno. Per paura che possano riferirgli qualcosa. Anche a scuola. Indosso una maschera. Sempre. Su mia madre so di non poter contare. Perché è completamente succube di mio padre. E fa ogni sforzo possibile per non farlo irritare. Mi sento davvero confuso. Perché non so che cosa fare. E perché non capisco il motivo per cui la mia anima abbia scelto per me una condizione che io sento così naturale, ma che di fatto rende la mia vita familiare un inferno. Filippo. Filippo. Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. E alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco.